Scrovegni, perché questo nome un po' difficile? Era semplicemente il cognome di questa famiglia, di questo signore, che ha fatto costruire la cappella, e che poi ha chiamato Giotto, che era il migliore sulla piazza, per far fare tutti gli affreschi. Signor Scrovegni era un banchiere era un po' un usuraio, insomma, prestava i soldi, non era proprio bravissimo. Allora il figlio Enrico dice: guarda, allora facciamo una bella cappella dedicata a Gesù, così mi perdoni tutti i peccati. L'intento era un pochino quello. E allora cominciamo a parlare della nostra cappella partendo da quella parete lì. Allora, questa specie di pannello con su Gesù seduto, in realtà è una finestra. Vieni a vedere, guarda, non so se vedi i cardini, era una finestra con la cornice di legno. Veniva aperta un giorno preciso dell'anno, che era il 25 di marzo, praticamente è la festa dell'Annunciazione, quando si viene a sapere che l'angelo informa Maria che addirittura avrà un figlio, ma non sarà un bimbo normale, partorirà il figlio di Dio. Quindi questa chiesa si chiama Santa Maria alla Carità, e infatti il 25 marzo quella finestrella viene aperta, la cappella è stata costruita, orientata di modo che il sole il 25 di marzo proprio passi da questa finestra, si proietta sulla parete di fronte e rimbalza su questa figura. Qua nella cappella vera ci sono tre specchi e a un certo punto questa parete viene illuminata dalla luce dei tre specchi. La luce viene da là, però illumina questa parete. E adesso ti faccio vedere una cosa. Quindi la luce a un certo punto arriva tutta da qua, si concentra qua, perché questo è il giudizio universale. Qui è Gesù che si è incarnato, è morto, è risorto, adesso è felice in paradiso. Perché Giotto vuol fare venire la luce da là, che tra l'altro è la luce che poi illuminerà tutte le scene che noi vediamo, è come se fossero illuminate da questo lato, non dalla finestra da dove entra la luce, ma la luce viene da qua. Questo perché? Perché la luce vera arriva dopo. La luce vera è quella che Gesù diceva dell'ottavo giorno, il mistero. Vuol dire, questa è la parete dove di solito il sole tramonta, quello è dove il sole sorge, infatti vedi il sole entra da lì e qua è dove il sole tramonta, ma in realtà c'è un segreto: il sole tramonta veramente? No, perché anche gli antichi lo sapevano molto bene, a Roma c'era la festa del solis invictus, vuol dire il sole che non viene vinto, quindi la vera luce dove apparentemente il sole si nasconde, ci sono le tenebre, ma in realtà la luce vera è la più importante, viene dopo, quando noi perdiamo magari la speranza, in realtà è proprio da dove arriva la nuova luce, che è la luce vera che illumina tutta la cappella. Allora, adesso ti spiego. Questa è la storia più bella del mondo, che è narrata. Ci sono due storie. La prima è la vita di Maria e poi giustamente anche la vita di Gesù. E la narrazione comincia da qua, dalla parte alta. C'è il primo ordine di figure che va fino là in fondo, poi riparte da là e si conclude. Allora, di che cosa si parla? Allora, questo qua è il papà di Maria, che è vecchio, un po' anziano, no? Lui va con l'agnellino al tempio a fare un sacrificio per riuscire ad avere figli, e in realtà viene cacciato dal sacerdote che dice: brutto vecchio, tu sei sterile e quindi ti caccio via. E lui, poverino, viene scacciato col povero agnellino che lo guarda come per dire: ma che cosa succede? E allora il nostro Gioacchino è tristissimo, incontra questi pastori, guarda l'occhio del pastore che gli fa l'altro, ma che faccia c'ha questo qua, guarda lì che occhi, e lui è triste perché è stato cacciato dal tempio, è stato umiliato, è triste, non sa cosa fare,
Ma lui non sa che c'è in serbo una sorpresa. La sorpresa qual è? La sorpresa è che nel frattempo un angelo arriva nella casa della sua sposa, che è Anna, e gli dice: Anna, anche se tu sei là con gli anni, avrai una bambina presto. Infatti fuori c'è la serva che tesse il filo, e questo filo è come l'emblema di una nuova vita, di un qualcosa di nuovo che si sta creando, che poi avrà una continuazione. Vediamo Gioacchino. Gioacchino allora che cosa fa? Prende l'agnellino, fa il sacrificio, vedi che c'è la mano di Dio, vedi nel fumo c'è un angioletto, poi arriva un altro angelo che dice: Gioacchino, la tua preghiera è stata esaudita. Gioacchino allora si prepara a tornare, un angelo in sogno arriva e gli dà l'annuncio: sì, la tua preghiera è stata esaudita, torna pure dalla tua sposa perché avrai un bambino, anzi un bambino. E questa è una delle scene più belle. Guarda, qui ci sono Gioacchino che appena incontra Anna la abbraccia, e si baciano, sono talmente uniti che le due facce le formano una sola e le aureole formano un cuore, e ci sono tutte le amiche. È una scena gioiosa, sono tutti contenti, perché c'è un grande annuncio. E infatti, la mamma di Maria rimane incinta e qui, vedi, la storia continua sull'altra parete, ecco, vedi, è nata la bambina, ci sono le serve che portano doni, dolci, offerte, e poi nella stessa figura Giotto ci racconta anche un altro fatto, quella è sempre Maria piccolina, no? C'è una serva che le stringe il nasino, sai perché? Perché? Perché c'era la credenza che se alle bambine piccole stringevi il nasino diventava, cresceva bello dritto, diventava, era, così diventavano delle fanciulle super graziose. Qua c'è proprio questa tradizione della serva che stringe il nasino della neonata, per farlo bello. Allora vediamo adesso, Maria è cresciuta, e viene presentata al Tempio. Era una cerimonia, vedi la mamma che l'ha... La spinge, lei è tutta così perché è un momento, vedi che però c'è sempre questo bel cielo azzurro, E adesso invece andiamo a un episodio, un pochino più in là con gli anni. Maria è in età da marito, e allora lì ci sono tutti i pretendenti che vorrebbero sposarla, e c'era questa tradizione, no? Ciascuno portava una verga che era un bastoncino di legno, veniva consegnata al Tempio e lo sposo sarebbe stato colui il cui bastoncino fosse germogliato. E allora vedi, sono tutti dei giovanotti, ma a un certo punto vedi, quello con l'aureola è Giuseppe, che è un po' più vecchio degli altri, un po' titubante, c'ha questo bastoncino un po' mingherlino, un po' lì, che dice: oh mamma, E invece che cosa succede? Vedi, no? C'è la veglia, cosa succede? Che proprio il bastoncino piccolino di Giuseppe, vedi che è sempre in ultima fila, lui non ci spera neanche, dice: oh mamma, in realtà è quello che germoglia. E allora qua Giuseppe, vedi che c'è il bastone con le foglie, il giglio sopra, c'è una colombina che è lo Spirito Santo e finalmente può sposare Maria. Guarda, vedi quel signore che sta spezzando a... Quelli sono i pretendenti respinti, uno arrabbiato cosa fa? Prende il bastoncino e lo spezza perché è arrabbiato e dice: ma come, sto vecchiaccio, ce l'ha fatta, E qua si conclude una cosa bellissima, abbiamo la Vergine Maria ancora in abito da sposa, col corteo delle sue amiche, che torna verso Nazareth, nella sua casa, perché poi Maria e Giuseppe, quando, dopo che si sposano, vanno ad abitare a Nazareth. E qua abbiamo la prima scena, che è l'inizio dell'altra storia, l'inizio della storia di Gesù. Questa qua te l'ho raccontata con tanti particolari, l'altra è un po' più nota. Qui ci sono Maria che fa 150 km per andare a trovare la cugina Elisabetta, che era anzianotta anche lei, però anche lei ha avuto la grazia di rimanere incinta e aspetta un bambino che poi sarà Giovanni Battista. Si incontrano, si abbracciano, guarda che sguardo tenero delle due cugine, che con questo gesto, vedi che sono grosse tutte e due,
hanno tutte e due un bimbo che sta per arrivare. E infatti il nostro bambino arriva puntuale, la notte di Natale, guarda, sono il bue e l'asinello, guarda, c'è Giuseppe che è distrutto, guarda, lì che, hai visto che è lì che dorme, è stanco. Maria col gesto amorevole, ci sono tutti gli angioletti felici, i pastori, con le pecore, le capre, il pastore, sai, faccio una dittatura magari un po' sporchi, ma un po' vestiti un po' rappezzati. Qua invece quando arriva l'ora maggio, questa è una scena particolarmente bella. Abbiamo ancora, Giuseppe è ancora un po' stanco, c'è la stella cometa, ci sono i re magi che guarda come guardano sto bambino in modo tenero. Il re magio si inginocchia e in segno di rispetto toglie la corona, la mette per terra, perché al cospetto di quello che è il vero re, toglie il suo attributo regale e lo mette per terra. E lui è emozionato, guarda, bacia i piedini del bambino, ha proprio quel senso di stupore, di meraviglia, che troviamo anche nel cammello, vedi? Il cammello ha la bocca aperta e vedi, ha gli occhi azzurri che dice, è rimasto anche lui, hai visto che meraviglia? Qua c'è un altro episodio importantissimo, quando Maria e Giuseppe presentano il bambino al Tempio, e ci sono Simeone e Anna. Simeone è un vecchio sacerdote e guarda, lui per riverenza non tocca il bambino con le mani, lo prende da sotto il mantello. Guarda come si guardano negli occhi. Simeone dirà, adesso che ho visto la salvezza del mondo posso morire. Contentissimo. Vedi Maria ancora con questo gesto, che queste mani che tende. Qui invece c'è già la fuga in Egitto. Lo sai che Erode è geloso del bambino, della profezia, e fa uccidere tutti gli altri bimbi. E allora Maria e Giuseppe sono avvisati dall'angelo e scappano. Questa è una scena carina. Giuseppe è preoccupato, lui sempre è, però c'è l'angelo che veglia. Guarda Maria com'è seria, fiera, con un gesto sicuro che tiene il suo bambino, c'è anche la fascia bebè, e qua c'è il servo che da dietro pungola l'asino per farlo andare ancora più veloce, perché scappate. Questa qua è una scena bruttissima, è proprio la strage degli innocenti quando vengono uccisi tutti i bambini, no, ma non la guardiamo. E adesso la vita di Gesù si salva, eccolo qua, abbiamo Gesù, ragazzino, quel giorno che disubbidisce ai genitori, va nel tempio senza dire niente a Gesù, a Maria e Giuseppe. Maria e Giuseppe lo cercano, dove lo trovano? Al tempio, in mezzo ai 10 sapienti, 10 come i 10 comandamenti. Guarda il gesto di Maria, ancora queste mani, no? Che erano quelle che lo deponevano nella mangiatoia, sono quelle che lo presentano al tempio, adesso sono anche quelle che dicono, ma figlio, e lui, ma non sapete che io devo fare le cose del padre mio? Poi andiamo avanti, ecco, questo qua, un momento che tu conosci benissimo, è il battesimo di Gesù. Il cugino, Giovanni Battista, figlio di Elisabetta, lo battezza. La grazia di Dio che scende dal cielo, qua c'era anche una colomba che è stata parzialmente cancellata, e qua addirittura c'è un pesciolino che genuflesso con le pinnine giunte, anche lui come il cammello è lì che ammira. Qui poi c'è il primo miracolo di Gesù, che è stato quando alle nozze di Cana era finito il vino, c'era solo l'acqua, allora Maria gli dice, Gesù fai qualcosa, e allora lui trasforma l'acqua in vino. Guarda che bello, che questo è il servitore, cioè è l'assaggiatore, questo è il figlio, visto che si somigliano, visto che lui ha la pancia come un'anfora, perché non solo beveva tanto, ma mangiava anche tanto. E questo è l'ultimo miracolo di Gesù prima, è la risurrezione di Lazzaro. Lazzaro puzza di morto, vedi, sono tutti, però vedi, la gente incredula. Gesù con questo gesto, guarda come si guardano, c'è lo sguardo di Gesù, e questo braccio, che è lo stesso braccio, questo. E quando Gesù entra a Gerusalemme, vedi che è identico, è lo stesso braccio, lo stesso profilo, lo stesso sguardo. Questa è una scena gioiosa di Gesù che entra trionfalmente a Gerusalemme. Questa invece è la cacciata dei farisei dal tempio, quando Gesù vede che è lì.
esempio, un mercato, si arrabbia e li caccia di tutti, via, via, vedi che è arrabbiato. Sbatte giù tutto. Sbatte giù tutto, libera gli animali, è una scena un po' forte. Che proseguo di qua, ecco qua, siamo già quasi verso l'epilogo. Aspetta, mi sono dimenticata, qui c'è una scena bruttissima. Questo è Giuda, che prende i 30 denari, a Caifa e Anna, che sono i sacerdoti. Che cos'è questo? Ecco, che cosa ti sembra? Quello nero, brutto e cattivo, che non si capisce se è una bestia, chi sarà? È il? Diavolo. È il diavolo. Hai visto che forma gli dà Giotto? Non si capisce se è un uomo, se è una bestia, è peloso. Hai visto quel brutto? E ha gli artigli, E gli ha fatto anche, tutti hanno il naso dritto, invece Giuda c'ha il naso a becco, perché tradisce. Questa è l'ultima cena, qui proprio il momento in cui Gesù dice qualcuno mi tradirà. E Pietro dice, ma chi? Dice, chi intingerà in questo momento il pane? E infatti questo è Giuda, allora lo riconoscono, vedi che sono... E qui invece c'è il suo discepolo più affezionato, Giovanni, che gli mette la testa sul petto, non perché... No, è l'altro, e questo è l'altro Giovanni, questo è il discepolo, gli appoggia la testa sul petto con un fare di affetto infinito, lui è preoccupato se a Gesù possa capitare qualcosa. Questa scena è talmente bella che non c'è differenza tra il mantello di Giovanni e il mantello di Gesù, sono come proprio un tutt'uno. Questa è la lavanda dei piedi, ti faccio vedere un particolare carino, c'è questo discepolo, magari si vergognava un po' i piedi sporchi, fa già la pulizia lui, visto che si mette il dito lì che magari si tira via qualcosa, perché dice adesso arriva Gesù che mi lava i piedi, cioè i piedi sporchi, allora ha fatto qualcosa, ha fatto un po' di pulizia prima. Guarda quello sguardo, tra Gesù, hai visto come si guardano intensamente? E qua è quando siamo nell'orto del Getsemani, questo è il bacio di Giuda del tradimento, e qua arrivano già i soldati a prendere Gesù. Qui c'è Pietro arrabbiato, che taglia l'orecchio di Marco, che è uno dei servitori del Tempio, e perché è arrabbiato, vuole proteggere Gesù, allora tenta di tagliargli, cioè gli taglia l'orecchio, così vedi che Giotto ci fa vedere l'orecchio che sta cadendo. Tu guarda, questo è lo sguardo falso di Giuda, che invece guarda lo sguardo di Gesù che è come lo guarda teneramente. Gesù è pronto. E infatti qua comincia, che quando Gesù viene portato davanti a Caifa e Anna, lui ha appena detto che lui è figlio di Dio. Caifa è così arrabbiato che si apre la veste, irato, e qua c'è il soldato che sta per tirare uno schiaffo a Gesù, e Gesù mite con un agnello, lo guarda per dire ok, accetterà tutto quello che gli verrà fatto. Questa è un'altra scena un po' drammatica, quasi picchiano Gesù, lo mettono la corona di spine, lo prendono in giro, c'è quest'altro personaggio che sta per picchiarlo, questo qua lo prendono in giro, gli si inginocchia davanti e lo prende in giro dicendo che lui è Giotto. Ecco, qui abbiamo quasi la fine, Gesù che porta la croce che sarà il Golgota, e qua vedi che c'è un bastone che pungola Gesù come era stato pungolato l'asino, per fare più in fretta. Maria è disperata, qui abbiamo la morte di Gesù, ci sono Maria, guarda le facce degli angioletti, guarda questo angioletto dal dolore si straccia le vesti. Qui invece è la deposizione di Gesù, vedi? Tutti che piangono, guarda anche gli angioletti, guarda. Tutti che piangono. E invece qui, cosa succede? I soldati dormono, e è il momento in cui le donne si recano al sepolcro e cosa vedono? Che la pietra era rotolata via. E la Maddalena, che ha la veste rossa regale, incontra Gesù e lui gli dice non mi toccare, perché oramai io sono qualcosa che fa parte di un mondo nuovo. E qua c'è proprio, tra lei che cerca di prendere la sua mano, c'è proprio una linea che divide, sono due mondi diversi, vedi?
E invece questa è una scena bellissima. Gesù, più bello che mai, con Maria che lo guarda, sale su in cielo e da ultimo abbiamo quando Gesù fa discendere sui discepoli lo Spirito Santo. Sotto invece abbiamo delle figure divertenti che sono da una parte i vizi e dall'altra le virtù. Ne guardiamo solo una. Questa è Elia, vedi che si straccia le vesti come Caifa? Ingiustizia, volevo farti vedere una in particolare. Guarda l'invidia. Allora, l'invidia. Vedi, ci sono. Lei brucia all'inferno, vedi che ci sono già le fiamme, no? Ha le orecchie come un leprotto, perché gli invidiosi ascoltano sempre gli affari degli altri, quindi ha queste belle orecchie. Però che cos'ha? Ha un serpente che gli esce dalla testa, gli va nella bocca e poi gli acceca gli occhi, perché invidia vuol dire non riuscire a vedere l'altro per com'è. Uno pensa chissà che cosa, in realtà magari siamo tutti uguali, abbiamo tutti i problemi, non bisogna invidiare. Invece di contro ti faccio vedere una delle più belle, che è la carità, perché questa è la chiesa di Santa Maria della Carità. Guarda che cosa succede. Allora, c'è questa donna, da un angolino chi sbuca? Sbuca Gesù che la guarda con amore. E l'amore sono queste tre lingue di fuoco rosso. Gesù gli dà un cuore nuovo e allora lei offre la frutta dell'abbondanza, vuol dire che quando ti senti amato da Gesù sei anche pronto a voler tanto bene agli altri. Ultimissima cosa, l'inferno col paradiso, ma ti faccio vedere una cosa, vedi che qua dietro cosa sono? Sono delle manine e delle gambette. Cioè questo personaggio piccolino, noi non sappiamo chi è, visto che tiene su questa croce, ma secondo te ce l'ha fatta su questa croce enorme? Però guarda, se tu vai su, guardi, ci sono gli angeli, vuol dire che il grosso del peso, sembra che lo portiamo noi, in realtà lo portano gli angeli, hai visto? Ecco,